È partita la cavalcata elettorale di Bruno Murzi, il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Forte dei Marmi. In una cena con i sostenitori sulla spiaggia Forte Marmina, il medico ed ex assessore della prima giunta Buratti ha ufficializzato di fatto la lista che lo appoggerà a primavera 2017. Si chiama Noi del Forte. Il simbolo ancora non è stato presentato, ma l'elenco dei sostenitori sembra crescere. Oltre all'attuale capogruppo di Forza Italia, Fabio Giannotti, c'è anche Roberto Bertola, ex sindaco del Forte per 10 anni con il centrodestra, ma anche altri esponenti del centro-sinistra, come spiega lo stesso Bruno Murzi, intervistato da Paolo Barberi. Qui stasera ci sono persone che sono tutti Forte Marmini, Noi del Forte, ma soprattutto sono persone che appartenevano a schieramenti politici diversi. Qui stasera ci sono ex comunisti, Forza Italia, Alleanza Nazionale, PD, ex PD e tutto il resto. È tutta gente che si riunisce dietro ad un'unica bandiera in questo momento, che è Forte dei Marmi. Noi siamo veramente una lista civica ed apartitica. Quindi non abbiamo nessun partito alle spalle, siamo felicissimi di dialogare con tutti e anzi attendiamo da tutti un contributo. Se domani qualcuno vuole venire e presentare le sue idee, noi saremo sempre pronti ad ascoltare. La sicurezza, il decoro e il turismo. Questi qui sono i tre punti fondamentali su cui ci muoviamo. E per la sicurezza vogliamo investirci dei soldi, per il decoro vogliamo che il paese sia bello.